Costruzione in carbonio, ala alta, impennaggi a T, un abitacolo composto in tandem che fa sembrare di essere a bordo di un jet da caccia. Lo Sky Arrow effettuò il primo volo nel 1993. Ritorna in una edizione aggiornata allo stato della tecnica. A produrlo è la società Magnaghi Aeronautica, gruppo industriale italiano con oltre 850 dipendenti, attivo da oltre 70 anni nello sviluppo e nella costruzione di sistemi e componenti di pregio per il settore aerospaziale e con insediamenti produttivi nel Mezzogiorno d'Italia, negli Stati Uniti e in Brasile. La Europe TV si è recata per voi nello stabilimento Magnaghi di Brindisi a vedere come la Sky Arrow viene oggi costruito accanto ai componenti strutturali per Boeing, Airbus, ATR ed Eurofighter. Siamo in Puglia, Sud Italia, sull'aviosuperficie di Fondone, nei pressi di Lecce. Questa località è il luogo in cui vengono consegnati gli Sky Arrow. Lo Sky Arrow è un aeroplano prodotto dalla Magnaghi Aeronautica. Ne parliamo con l'ingegner Luigi Pugliese. Innanzitutto ci troviamo davanti all'ultimo velivolo della famiglia Sky Arrow, nato proprio di recente, certificato in questi giorni da EASA. È la versione LSA Light Sporter Craft, è un velivolo che darà la possibilità a tutti gli appassionati di volare in assoluta sicurezza, ecco perché la certificazione, ed è un velivolo che in realtà rappresenta un'evoluzione rispetto alle versioni precedenti. Ha un'autonomia decisamente maggiore, parliamo di oltre 6 ore di volo possibili. Ha una livrea completamente nuova, come potrete notare, come gli appassionati e conoscitori del velivolo potranno notare, e ci sono anche delle chicche per la manutenzione, per agevolare ulteriormente la manutenzione, che è notoriamente molto semplice e molto, molto economica. Ingegnere, lei ha parlato di famiglia di velivoli, quindi ne esistono diverse versioni? Assolutamente sì, andiamo dal lavoro aereo, un velivolo peso massimo al decollo 650 kg, assolutamente versatile e molto competitivo in quanto i costi operativi sono decisamente bassi. Con un payload di 40 kg oggi è possibile fare tantissime cose e i nostri clienti lo stanno apprezzando e acquistando proprio per la sua versatilità. Si riescono a fare lavori dall'agricoltura di precisione alla sorveglianza di qualsiasi tipo, anche a riprese aeree, attività che normalmente vengono fatte o da droni o da elicotteri con costi decisamente maggiori. Lo Sky Arrow ha riscosso molto successo negli Stati Uniti anche per la sua possibilità di avere un kit installato in fase di produzione che permette alle persone che non hanno l'uso delle gambe o comunque hanno delle problematiche agli arti inferiori di poter volare. Ha dato la possibilità quindi anche ai veterani di guerra e infatti è stata creata un'associazione chiamata Able Fly che insieme alla Purdue University strutturano dei programmi proprio per questi studenti. Per policy aziendale fin dall'inizio è stato deciso di non applicare alcun costo aggiuntivo a questo kit che, ripeto, viene installato direttamente in fase di produzione nel momento in cui il cliente ce lo richiede. Questo oggi lo stiamo certificando EASA LSA. Abbiamo un velivolo analogo certificato FAA. LSA che sta vendendo molto bene e in più abbiamo la versione TCNS che è utilizzata principalmente da scuole di volo. Sta partendo una collaborazione con una delle principali scuole di volo italiane proprio in questi giorni e mi auguro di poterla incontrare nuovamente per lanciare questa interessantissima iniziativa.
collaudi dello Sky Arrow LSA sono affidati al comandante Andrea Canetto. 13.000 ore di volo, una lunghissima esperienza come pilota sperimentatore in aeronautica militare e una delle voci più autorevoli in questo senso. Cosa ne pensa? Penso sia un aeroplano molto piacevole da volare, molto sicuro, molto facile, è una macchina ideale per chi si avvicina al mondo dell'aviazione. Chiaramente ogni aeroplano ha il suo ruolo, il ruolo di questo aeroplano è come addestratore basico, velivolo da diporto e turismo e da lavoro aereo in quanto ha delle caratteristiche di volo eccezionali a bassa velocità. La configurazione con il motore sopra l'ala determina un momento picchiante? No, questo fa parte dei collaudi che si fanno in fase di certificazione. Le out of trim forces dovute alle variazioni di potenza sono minime e facilmente contrastabili con l'uso dei comandi di volo e del trim che sono overdimensionati rispetto ai momenti. E la posizione degli impennaggi di coda a T, piuttosto inusuale su un velivolo di questa classe? Ma dal punto di vista pilotaggio io non discuto e non valuto le scelte tecniche degli ingegneri, mi limito a valutare il comportamento del velivolo per quanto riguarda il pilotaggio e il comportamento è assolutamente eccellente, forgiving, e quindi è una scelta tecnica che io non discuto e che comunque si è rivelata valida e molto efficace. Lei come ex pilota militare sicuramente privilegerà la formula del biposto in tandem con i posti uno davanti all'altro. Le ricorda un po' il jet? Eh sì, questo ricorda un po' uno dei velivoli che io preferisco, il TF-104, dove l'istruttore stava seduto dietro. Il vantaggio del posto in tandem è soprattutto nelle prestazioni, in quanto il velivolo è più slim, quindi ha delle caratteristiche di velocità maggiori rispetto ai posti affiancati. E poi in fase di addestramento il pilota anteriore si sente da solo nella cabina e quindi nel lungo periodo acquisisce di più rispetto a un posto affiancato dove l'istruttore di fianco infonde sempre sicurezza all'allievo. E come aereo d'addestramento? L'aereo è estremamente facile, quindi diciamo che soprattutto nel mondo civile chi si avvicina al mondo dell'aviazione con una macchina simile è avvantaggiato in quanto è molto facile e molto semplice. La migliore caratteristica di questo aeroplano? Beh, è il field of view, il campo di vista che è assolutamente non ostruito da montanti, quindi il pilota nel posto anteriore ha una visibilità a 360 gradi e questo depone per la sicurezza anche del volo in quanto si riescono a vedere bene gli ostacoli, gli altri velivoli e quindi anche per una scuola di volo avere un aereo con un campo di vista così ampio aumenta la sicurezza. La posizione della barra di comando laterale semplifica il volo? Sì, perché come può vedere, quando il pilota ha l'avambraccio appoggiato sulla console laterale, la posizione è molto confortevole e consente spostamenti molto precisi senza affaticare il pilota. E anche il tunnel per le gambe vedo lascia ampia libertà di movimento. La regolazione della pedaliera è immediata, è facilissima, rapidissima, per cui l'aeroplano è in grado di ospitare anche piloti di grosse dimensioni. Il tradizionale giro di ispezione attorno al velivolo ci permette di scoprire particolari interessanti che confermano la cura con la quale il progetto è stato rivisitato per semplificare la manutenzione e aumentare la sicurezza. Vediamo lo Sky Arrow da vicino e ne parliamo con Salvatore Iannella che è meccanico, montatore, motorista e che questa macchina conosce perfettamente in ogni suo più recondito pertugio. Iniziamo con il vano musetto e nel vano si può accedere alla batteria, ai sistemi di relè dell'impianto elettrico e di facile smontaggio anche del carrello anteriore con semplicemente quattro viti. Poi abbiamo anche il faro d'atterraggio. Carrello di atterraggio, questo è il tampone di gomma dove ammortizza l'aeroplano. E qui ci sono i vari dati, sono tutti sotto controllo tramite delle coppie. La Magnaghi Aeronautica ha introdotto in questi ultimi 3 anni diverse soluzioni migliorative dello Sky Arrow.
una delle quali per esempio consente di facilitare l'ispezione a vista da parte del pilota prima di ogni volo, e ha introdotto questa carenatura trasparente. Perché è fatta in questo modo e come mai proprio in questo punto? Essendo un punto di controllo della prevolo molto importante, si può controllare a vista il serraggio del bullone. La stessa soluzione si ripete anche nella parte inferiore del montante. Abbiamo anche un oblò che l'abbiamo reso trasparente, in modo che si può controllare tutto il sistema del leverismo degli alettoni, senza poter smontare niente. Abbiamo introdotto nuove modifiche anche nel vano motore, che si possono controllare sia a livello dell'olio e dell'acqua senza dover smontare la cappotta motore. Girando attorno all'aeroplano scopriamo sempre nuovi particolari, per esempio il piano orizzontale di coda. Anche il piano orizzontale ha subito delle modifiche. Abbiamo fatto due modifiche. Una è il sistema di inclinazione, abbiamo cambiato i gradi in modo di renderlo molto più, un po' più veloce e più stabile l'aeroplano, e in più il sistema di smontaggio, rendendolo tutto visivo e facile applicazione. E questo sportello? È uno sportello che serve per il controllo della benzina. Tramite un gas culator si fa uno spurgo e si controlla se c'è dell'acqua dentro il carburante. L'abitacolo misura internamente 70 cm di larghezza, una distanza di 94 cm tra il sedile e il tettuccio. La pedaliera è regolabile. La lunghezza compresa tra i pedali e lo schienale varia da 92 a 110 cm. Le superfici interne sono trattate con vernici opache antiriflesso e antigraffio della 3M, utilizzate sugli aerei da caccia e sugli elicotteri da combattimento. Tutti gli impianti sono ridondanti, con linee bus parallele e avvisatori di allarme separati. Ciascun pezzo è marcato, ciascun cavo è identificato. Questa lunetta a cosa serve? Questa lunetta serve ad appoggiare il piede per entrare dentro all'aeroplano, il posto posteriore. Altre caratteristiche rivelano che siamo di fronte a un aeroplano vero, costruito con veri criteri aeronautici. Per esempio questi cablaggi. Questi cablaggi sono di facile applicazione, sono stati creati in modo che questo cruscotto in poco tempo si può smontare e portare sul banco di lavoro. Il blocco del cruscotto anteriore è fissato con sole tre viti e può essere rimosso in pochi secondi e ricollocato su un apposito supporto che consente di accedere da ogni lato all'avionica e alle connessioni elettroniche, semplificando la manutenzione e riducendone sensibilmente i costi. Lo SkyAro ha un'apertura alare di 9,60 metri, una lunghezza di 7,60 metri, un'altezza di 2,56 metri. La superficie alare misura 13,44 metri.